ma serio, che sembra in apparenza possa riguardare poche persone, ma mettere insieme tutti i numeri invece dà una dimensione reale di quelle che sono le malattie rare, non solo nel nostro paese ma anche nel nostro continente, e anche a livello di incidenza e di impegno su questo fronte c'è davvero una dimensione da restituire, insomma, a questo problema. E proprio questo andiamo a fare stamattina, cominciando con i miei primi ospiti di oggi, a cui do il benvenuto. Quindi Giuliana Urbelli, assessore al welfare e alla sanità del Comune di Modena, buongiorno, ben trovata assessore. Benvenuto anche ad Enrico Piccinini, buongiorno, general manager di Genzim Italia, e ben trovata la dottoressa Francesca Carrubbi, medico dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, buongiorno, davvero benvenuti. E allora, insomma, il tema è molto serio anche perché occorre dare davvero una dimensione reale di quello che è questo argomento. Parliamo di malattie rare e l'occasione ce la offre quella che ogni anno è la giornata mondiale dedicata a questo tema, che coincide appunto con l'ultimo fine settimana di febbraio, insomma quest'anno cade il 28 di febbraio, quindi il sabato che sta per arrivare. Innanzitutto, assieme alla dottoressa Carrubbi, cerchiamo di inquadrare quello che è il vero e proprio tema e anche la sua dimensione. Innanzitutto, che cos'è una malattia rara, come si definisce tale e che cosa occorre per affrontare questo tema con una dimensione che davvero si faccia carico della reale portata di ciò di cui stiamo parlando. Prego. Buongiorno a tutti. Il problema delle malattie rare è che le malattie rare sono tantissime, sono migliaia a questo punto, e ogni giorno, grazie ai progressi della medicina, ne troviamo di nuove. E però per ogni malattia i pazienti sono molto pochi, ma globalmente considerati i malati rari sono moltissimi in Italia. Noi stimiamo alcune migliaia nella nostra regione, considerando i vari ambiti delle malattie, e centinaia di migliaia in Italia. La comunità europea definisce raro una malattia che non supera una frequenza di 1 a 5.000 abitanti. Il problema delle malattie rare è che sono completamente diverse, quindi i pazienti che hanno queste patologie hanno bisogni diversi, hanno malattie gravi e piuttosto precocemente manifeste, con aspettanza di vita nell'età infantile molto ridotta, ma molte di queste invece sono cronico-progressive, invalidanti, e quindi accompagnano il paziente per tutta la vita, e per questo il malato affetto da malattie rare ha bisogni di salute e bisogni sanitari, a volte con spesa sanitaria quindi molto, molto elevata, sì, quindi di alto impatto economico per tutta la propria esistenza. L'industria e le nuove terapie ci hanno consentito sempre meglio di poterli curare, ma accanto al problema della gestione medica c'è sicuramente il problema della gestione della cronicità, della riabilitazione, dell'inserimento sociale e della cura psicologica. Per questo un medico che si occupa di malattie rare, io in particolare mi occupo di malattie metaboliche rare, e alcune di queste hanno una terapia farmacologica, ma altre hanno solo una terapia nutrizionale, ad esempio, o semplicemente la terapia delle complicanze, deve accompagnare il paziente e gestire questo paziente per tutta la sua vita, cercando di migliorare soprattutto lo stato di salute ma anche la qualità della vita. Certo, quindi anche nel lungo periodo, insomma. Certamente. Non è un problema che si affronta una volta per tutti in una fase. Insomma, abbiamo citato anche il tema appunto dell'industria farmaceutica impegnata attraverso la ricerca appunto nel far fronte a queste malattie. Genzim Italia, insomma, di fatto ha una propria storia, no, legata proprio alla ricerca farmacologica nei confronti di, in modo particolare, alcune malattie rare. Innanzitutto, perché questa vocazione, dottor Piccinini? Ma guarda, Genzyme è un'azienda che nasce negli Stati Uniti ormai più di 30 anni fa. Sì. Tutto nasce intorno a un paziente in particolare, un bambino che era affetto da una malattia rara, che era il morbo di Gaucher. E un po' la mamma fu capace di riuscire a mettere insieme un po' la parte istituzionale, cioè la parte regolatoria, in particolare la FDA americana, insieme a un gruppo di ricercatori dell'Università di Harvard, della Facoltà di Medicina, e questa piccola azienda che non aveva neanche prodotti allora, che era Genzyme. Ecco, questo mix di cervelli, diciamo così, è riuscito a creare poi quella che è stata la terapia per questo bambino.
che adesso vive tranquillamente, sposato, con vita normale. Ecco, da lì in poi Genzama ha contenuto quella filosofia, quindi l'attenzione al paziente in particolare, e da quella prima terapia per il morbo di Gaucher altre tre terapie sono state portate in essere. Ecco, quello che c'è da dire qua è che, come avete capito, noi adesso abbiamo quattro terapie disponibili, ma ci sono voluti 30 anni per arrivare qua. Ecco, quindi già un'idea di quello che è l'impatto della ricerca, la difficoltà della ricerca, è capibile anche solo da questi numeri. Certo, certo. Quindi insomma c'è anche una volontà, no, di portare avanti questo genere di identità. C'è una scelta aziendale, certo, di seguire, certo, certi canoni, e quelli di, in particolare, di cercare di dare delle risposte dove, siamo così, le necessità cliniche, sia, certo, per i medici sia per i pazienti, non siano completamente coperte dalle disponibilità di farmaci o di assistenza presente al momento. Ecco, quindi questo è un po' quello che ha sempre condotto l'azienda, che adesso è entrata anche nell'ambito della sclerosi multipla, però sostanzialmente l'approccio filosofico, diciamo, dell'attenzione al paziente è rimasto, sì, quello. Sì. Assessore Urbelli, insomma, stiamo comprendendo come, insomma, farsi carico appunto di queste malattie e coloro che ne sono colpiti, naturalmente, vede la partecipazione di tante tipologie di soggetti, insomma, l'università, quindi il campo medico, il campo farmaceutico, la ricerca e naturalmente anche le istituzioni, che soprattutto immagino debbano farsi carico soprattutto di quel peso sociale, no, viene da dire, lo abbiamo sottolineato, che comporta l'affrontare e il vivere non solo per il paziente ma anche per tutto il suo entourage familiare questa determinata situazione, no? Certamente, perché le malattie rare rendono il paziente particolarmente solo e a volte particolarmente impegnato anche nella ricerca della giusta e della corretta presa in carico. Credo che a Modena si distingua però nel campo proprio del riconoscimento, della ricerca, della presa in carico e della cura dei pazienti affetti da malattie rare, a partire appunto dalle istituzioni sanitarie. A Modena al Policlinico e a Baggiovara abbiamo centri di eccellenza, dal centro delle malattie rare del polmone alla medicina metabolica, alla neurologia, al centro di medicina rigenerativa, che è stato proprio sui giornali in questi giorni. Abbiamo alcune cure di eccellenza, come ricordava prima l'amministratore delegato di Genzyme, per la sclerosi multipla, per l'epidermolisi bollosa, per la fibrosi polmonare idiopatica. In questo importante è stato davvero anche il percorso delle associazioni, a partire da Ama Fuori dal Buio, il percorso, sì, dei pazienti e delle loro famiglie, che hanno sensibilizzato le istituzioni a lavorare anche sui registri delle malattie rare. In Regione Emilia-Romagna abbiamo un'esperienza di eccellenza da questo punto di vista. Il Comune c'è, e in questa occasione in particolare, grazie anche al contributo di Genzyme, che, ricordiamo, è un'azienda che ha deciso di rimanere a Modena nonostante faccia parte di un gruppo di una multinazionale del farmaco, sì, ha deciso di rimanere a Modena, di ricercare a Modena, di investire a Modena e anche di restituire qualcosa alla città attraverso la creazione nel Parco Ferrari, lo inaugureremo questa primavera, di una area attrezzata per i giochi, per i bambini che hanno disabilità. Per raccogliere fondi per questo progetto volevo ricordare che domenica partirà proprio dal Parco Ferrari una corsa o una camminata, a seconda delle possibilità di ciascuno, per raccogliere fondi appunto per realizzare questo parco per i ragazzi che hanno qualche disabilità e quindi devono avere qualche opportunità in più da parte di tutti. Eh certo, no, poi del resto anche l'origine, devo dire, della ricerca stessa portata avanti da Genzyme dimostra come la sensibilizzazione, la volontà, la determinazione, no, nell'oltrepassare la malattia, insomma, sia veramente determinante, importante per fare compiere passi avanti, insomma. Il tema ad esempio della diagnosi precoce, dottoressa Carubbi, rispetto alle malattie rare, se non sbaglio molte di queste sono di carattere genetico e, come ci ricordava anche l'assessore, la nostra regione è all'avanguardia anche da questo punto di vista, si fa più di ciò che è previsto dalla legge, no, anche in termini di diagnosi. Sì, la premessa è che probabilmente in Italia, come nel resto del mondo, le malattie rare sono sottostimate, perché soprattutto le forme
più lievi o diciamo ad esordio adulto non vengono riconosciute precocemente, quindi il paziente deve peregrinare per arrivare alla diagnosi, a volte anche vari anni. Tutto parte dai sintomi del paziente, ma occorre valutare il paziente in un'ottica multidisciplinare, complessiva, io dico internistica, come fanno anche i pediatri, per associare segni e sintomi e non trattare soltanto un apparato o un sintomo e riconoscere nella complessità del paziente la malattia rara. Questo vale soprattutto per alcune malattie, ma è l'approccio corretto metodologico per giungere presto alla diagnosi di queste malattie. Invece il grande ausilio, il passo avanti è venuto dall'implementazione degli screening neonatali, che aprono un capitolo molto rilevante in termini anche etici, di comunicazione al paziente e ai genitori della presenza di una malattia, ma che per le malattie che oggi sono curabili o con terapia nutrizionale o con terapia farmacologica, vuole dire intervenire precocemente, prima che si manifestino i segni e le complicanze di queste malattie. La regione Emilia-Romagna è una delle regioni più all'avanguardia nei termini dello screening neonatale, si applicano ora 26 screening per 26 diverse malattie che, se trattate precocemente, cambiano la vita dei pazienti. La situazione non è uguale in tutta l'Italia, ci sono alcune regioni che hanno molti meno screening, e poter fare da una goccia di sangue alla nascita già la diagnosi di patologie che presentano che hanno una cura, vuole dire un passo avanti enorme. Ovvio che questo deve essere accompagnato dal sostegno alla famiglia che ha questa diagnosi così iniziale e soprattutto dalla possibilità di continuare a occuparsi di questi pazienti nel passaggio dall'età infantile all'età adulta, ed è per questo che uno dei temi importanti per i medici è proprio la continuità della cura dall'infanzia all'età adulta. Esatto, questo approccio multidisciplinare di cui parlava, come ha cambiato anche la modalità di trattare appunto i malati rari, diciamo così? L'approccio multidisciplinare implica un impegno di tutti i professionisti, perché è ovvio che per i singoli apparati la collaborazione degli specialisti è indispensabile, ma in una rete in cui c'è un caregiver, un manager del paziente che deve poi raccordare queste singole specialistiche, le singole cure proposte dai colleghi in un'ottica appunto internistica, come fanno anche nell'età pediatrica i pediatri, perché il paziente è un tutt'uno, e a questo collaborano sia i vari specialisti per gli eventi acuti o per le patologie dei singoli apparati, ma anche lo psicologo, il riabilitatore. Uno dei problemi ancora aperti è la riabilitazione dei pazienti cronici. Siamo così impegnati nella riabilitazione degli acuti, ma via via stiamo costruendo percorsi anche per la riabilitazione del paziente cronico, oppure la terapia nutrizionale, che può avvenire anche a livello domiciliare, e la possibilità di prendere in carico il paziente globalmente con l'ausilio dei servizi sociali e sanitari territoriali. Certo, questo è sicuramente importante e fa la sua differenza anche nel momento in cui appunto ci si trova ad affrontare questo tipo di problematiche. Entriamo un po' anche nel dettaglio di questa giornata mondiale dedicata proprio alle malattie rare, il 28 di febbraio. Quali saranno le principali iniziative? Tra l'altro abbiamo visto scorrere alcune delle immagini che rientrano in una mostra fotografica davvero suggestiva. Sì, sono tre direi gli eventi fondamentali di questi giorni. Il 28 c'è la presentazione all'interno di un convegno al Policlinico di questo progetto fotografico di un giovane fotografo modenese chiamato Aldo Soligno. Si chiama Rare Lives, è una serie di fotografie scattate in tutta Europa, quindi è stato un progetto piuttosto vasto fatto insieme a Uniamo. Molto bello, questo consiglio veramente di vederlo per la sensibilità con cui un tema così delicato è stato trattato. La sera poi al Teatro Michelangelo alle 9 ci sarà un musical
preso da un libro che si chiama Quattro ali per volare, racconta una storia adolescenziale, diciamo così, con i tipici problemi dell'adolescenza, di cui uno dei due protagonisti purtroppo è malato di una malattia appunto rara. Quindi una cosa interessante anche quella, però alla fine simpatica, quindi invito tutti quanti a partecipare. E poi l'ultimo momento, che è quello che citava prima l'assessore Urbelli, per noi molto importante, è quello della corsa, perché è stata una collaborazione molto stretta col Comune, abbiamo penso trovato veramente un accordo perfetto in questo, finalizzato, come abbiamo detto, a creare questo spazio giochi, quindi è, diciamo così, ha una finalità non solo di sensibilizzazione come le altre due, ma una finalità molto concreta in questo caso, cioè lasciare qualcosa che possa essere usato per tutti i bambini. Quando dico tutti, dico proprio tutti. Tutti quanti proprio, e questo è molto molto importante. Insomma, sottolineiamo in ultima analisi, insomma, questo approccio che è culturale, anche il far passare attraverso iniziative collettive, mostre, spettacolo, insomma, messaggi così importanti, la corsa o camminata in base appunto alle proprie attitudini, significa dare una chiave, insomma, culturale al tema della malattia. Già questo dice molto, no, di come la comunità intende affrontare questo capitolo. Una sensibilizzazione davvero importante. Invito tutti a guardare questo video e una mostra che poi verrà realizzata del fotografo Aldo Soligno, che davvero racconta, l'ha avuto modo di dirlo ieri in conferenza stampa al Policlinico, racconta in modo delicato la malattia, come viene vissuta nei diversi paesi europei, con le differenze anche di trattamento e di presa in carico che garantiscono i diversi sistemi. E questo, ribadisco, è un tema fondamentale da affrontare, perché bisogna omogeneizzare la copertura, la copertura sanitaria, la presa, certo, in carico di questi pazienti. Ma raccontava anche della vitalità, del modo che molti, che ha potuto verificare, che hanno molti di gustare davvero la vita pur in una situazione di difficoltà. Questo è quello che ci ha portato ieri in modo anche davvero poetico per certi tratti. Ecco, l'ultima cosa che mi preme sottolineare è proprio questa: le istituzioni devono, e noi in Emilia-Romagna siamo già avanti, ma devono essere sensibili di fronte a questo tema per individuare le patologie, i pazienti che sono affetti da queste patologie, per garantire a tutti una copertura assistenziale e quindi anche di rientrare, diciamo, in quelli che sono i livelli essenziali di assistenza, anche per le nuove patologie, quelle che ancora non sono riconosciute come rare, ma che affliggono i pazienti non soltanto dal punto di vista sanitario, sì, ma anche dal punto di vista sociale, economico, perché alcune cure appunto sono, certo, costose, e quindi come istituzione sociosanitaria noi dobbiamo garantire a tutti questo sostegno. Assolutamente. Un'ultima battuta per la dottoressa Carrubi: quando, insomma, da medici vi trovate, insomma, a dover comunicare una diagnosi relativa ad una malattia rara, riuscite a trasmettere anche alle famiglie un senso, non dico di speranza, ma almeno appunto di comunità, di condivisione, di capacità di farsi carico del problema nel suo insieme, così come stiamo cercando di capire in parte? Questa cosa ci rassicura, insomma. Sì, sicuramente dipende dalle patologie, certo, perché purtroppo comunicare a un paziente che ha una malattia casomai severa e non c'è una terapia non è semplice. Dopo però il primo impatto, quando si spiegano le possibilità di terapie di supporto e si fa comprendere al paziente che comunque sarà accompagnato, lui e la sua famiglia, in questo percorso che spesso è lungo, non è una diagnosi come malattie neoplastiche con una prognosi a breve termine, direi che il rapporto medico-paziente diventa fondamentale sia per l'uno che per l'altro per andare avanti nella gestione della malattia. È molto più favorevole poter comunicare una diagnosi che in un primo momento può essere anche scioccante quando ci sono delle terapie, certo, e queste terapie hanno cambiato veramente, come nel caso di alcune patologie che io tratto, le malattie lisosomiali, hanno cambiato la storia naturale della malattia e la vita del paziente, che può comunque
lavorare, avere una vita sociale e stare bene. Alcuni mi dicono, ma io non mi rendevo conto di quanto stessi male perché stavo sempre così e ora finalmente sto bene. Per il medico è un'esperienza umana, un'esperienza professionale, un'esperienza di continuo acculturamento, di aumento delle conoscenze, delle competenze, ma è soprattutto imparare a gestire la persona e accompagnarla nel tempo, non solo per la sua malattia, ma anche per problematiche sociali o lavorative intercorrenti. In questo le istituzioni a Modena ci assistono e ci aiutano, sì. data la rete dei servizi. Non in tutta Italia è così e questo richiede uno sforzo collettivo nazionale perché anche a livello di legislazione ci sia ad esempio l'allargamento degli screening a tutte le regioni. Ora sì. Per legge sono soltanto tre quelli obbligatori e così pure che la rete delle competenze per l'assistenza sia più omogenea. Insomma, noi ci sentiamo naturalmente di così unirci a questo appello perché appunto le leggi facciano il proprio corso, che quindi insomma esempi virtuosi come quelli che abbiamo la fortuna di vivere insomma nella nostra regione possano essere il più così insomma diffuse nel resto del paese, così come ci auguriamo che la ricerca farmaceutica e la ricerca scientifica naturalmente facciano il proprio corso. Il tutto insomma in un discorso di sintonia e di collaborazione con le istituzioni che davvero fa la differenza. Insomma, parliamo di un argomento per cui davvero le cifre non rendono giustizia a quello che può essere anche il dramma e la situazione che una famiglia, una persona può arrivare, tante persone in verità possono arrivare a vivere. Grazie davvero per il vostro impegno. Allora grazie. Un ultimo appello, quello così insomma di prendere parte alle iniziative del 28 di febbraio legate appunto alla giornata mondiale sulle malattie rare, perché insomma c'è davvero tanto da capire e tanto da condividere. Un buon lavoro davvero. Grazie.